Dunque, riprendiamo il nostro discorso sui cammini minimi. Ricordate che la settimana scorsa ci siamo lasciati su questo esempio in cui abbiamo lavorato, diciamo così, a livello un po' intuitivo per cercare di capire quale fosse una rappresentazione per poter lavorare sui cammini. E abbiamo scoperto, in modo forse, diciamo così, non ce lo saremmo aspettati, che per calcolare cammini minimi a partire da un vertice non ci serve memorizzare da nessuna parte dei cammini esplicitamente. Se non stiamo gestendo delle liste di nodi da cui aggiungo, tolgo, provo a fare un passo, provo a tornare indietro. Ma tutto si riduce essenzialmente per ciascun vertice a tenere traccia di qual è il vertice di provenienza. Perché avevamo osservato che per arrivare a un certo vertice c'è una e una sola strada migliore. Quindi non mi interessa ricordare altre strade. E quella strada migliore proviene da un nodo precedente che è uno e uno solo. O meglio, che può essere scelto in modo univoco, in modo che vada bene a tutti i cammini successivi. Non è detto che sia uno e uno solo, perché potrebbero esserci più cammini equivalenti, cioè della stessa lunghezza, cammini diversi della stessa lunghezza. Ma se sono equivalenti, tanto vale prenderne uno. E se ne scelgo uno, non c'è motivo, per una certa prosecuzione del cammino, non c'è motivo alcuno per cui per un'eventuale prosecuzione diversa del cammino il nodo precedente debba essere diverso. No? Quindi questa è la prima scoperta che abbiamo fatto la settimana scorsa in modo intuitivo. Che era riassunta da questo teoremucolo che diceva che se ho due cammini minimi tra un nodo U di partenza e due nodi V1 e V2 di arrivo, nel caso in cui questi due cammini minimi abbiano dei nodi in comune, quindi pensa di avere cammino minimo tra U e V1, cammino minimo tra U e V2, li calcoli separatamente, no? Due gruppi di persone diverse li calcolano separatamente. Poi vai a vedere questi cammini e ti chiedi, hanno almeno un nodo in comune? Può capitare di sì, può capitare di no, magari sono cammini che vanno in direzioni inverse e non ci interessa. Se hanno almeno un nodo in comune, allora il predecessore di questo nodo o è già uguale, o può essere scelto in modo uguale per i due cammini senza danneggiare nessuno. No? Questa è la scoperta che abbiamo fatto. Allora, sulla base di questa scoperta, ci saranno degli archi più importanti di altri. E gli archi più importanti di altri sono quelli che collegano ogni nodo col suo predecessore, o meglio al contrario, collegano ogni predecessore di un nodo col nodo stesso, perché stiamo parlando di archi orientati, quindi dal nodo prima verso di me. Quindi per ogni nodo può avere tanti archi uscenti, che in questo momento non ci interessano, può avere tanti archi entranti, di questi archi entranti ce n'è uno più bello, più importante, perché è quello che proviene dal nodo predecessore nel cammino minimo di visita per arrivare al mio nodo. Quindi pensiamo a tutti i vertici V facenti parte della stessa componente connessa del nodo sorgente, perché altrimenti non sono raggiungibili e quindi non si pone il problema, e consideriamo tutti gli archi del tipo V come nodo di arrivo, come vertice di arrivo, V punto preceding come vertice di partenza. Cioè, nel nostro disegno sarebbero stato l'arco, vedete qua, US, quindi vuol dire l'arco che va da S a U. Dov'è S? Questo qui. È un arco importante. Poi abbiamo X, l'ho scoperto provenendo da U, e quindi l'arco che va da U a X, questo qua che scende, è un arco che abbiamo usato per costruire i cammini minimi e così via. Ogni nodo avrà un arco tra gli archi entranti in quel nodo che è preferito, adesso togliamo questa parola preferito, che fa parte di un sottografo il quale contiene, in inglese si direbbe embeds, no? Contiene, embed al suo interno tutti i cammini minimi. Quindi pensate di parlare di un nodo sorgente, calcolare tutti i cammini minimi e colorare tutti gli archi su cui passate per raggiungere tutti gli altri nodi, tutti gli altri vertici,
lavorando esclusivamente sui cammini minimi. Allora, vuol dire che voi toccherete tutti i vertici della stessa componente connessa, ma userete solamente un sottoinsieme degli archi. Allora, se buttiamo via gli archi che non abbiamo usato, che non fanno parte di alcun cammino minimo, quello che otteniamo è un nuovo grafo, un sottografo del grafo di partenza, che ha gli stessi vertici, o meglio, quelli della stessa componente connessa, quindi i vertici raggiungibili da U, ma pensiamo di lavorare su una componente sola, e l'arco è come archi ne ha un sottoinsieme che è appunto più piccolo, perché contiene solamente gli archi dei cammini minimi. Ok? Questo lo possiamo chiamare il grafo dei cammini minimi. Se a me danno solo quel grafo lì, io sono a posto. Perché a quel punto, da partire dal nodo sorgente, so esattamente quale cammino prendere per arrivare in ciascun nodo destinazione. Basta che io mi muova solamente sul grafo dei cammini minimi, sugli archi, diciamo così, evidenziati. E cosa possiamo dire di questo grafo? Che dato il nodo sorgente avremo scelto uno e un solo modo per raggiungere ciascuno dei nodi destinazione. E quando c'è uno e un solo modo, il grafo è un albero. Un grafo non ha cicli, non ha strade alternative. Se mai ne avesse avute, ne avremmo scelta una piuttosto che un'altra durante la fase di minimizzazione dei cammini. Quindi questo grafo dei cammini minimi in realtà si dovrebbe chiamare albero dei cammini minimi. Calcolato questo, chiaramente diciamo, trovare un cammino su un albero è più facile, perché basta fare una visita dell'albero stesso e il cammino è unico. Quindi la difficoltà ovviamente è trovare questo albero dei cammini minimi. Questo albero dei cammini minimi non è unico, non è univoco, come dice l'ultima frase, perché potrebbero esserci vari modi di costruire questo albero dei cammini minimi, tutti equivalenti, perché potrebbe esserci due modi diversi per raggiungere un determinato vertice, un determinato insieme di vertici, ma sono equivalenti dal punto di vista del costo di questi cammini, quindi uno vale l'altro da questo punto di vista. E questo albero è un albero carino, perché è l'albero che, se immaginiamo che abbia radice in U, nella nostra sorgente di cammini, tutti i percorsi dalla radice in avanti sono sempre solo cammini minimi. Se lo prendiamo, ricordate che la radice di un albero non è predefinita, la possiamo prendere dove vogliamo. In questo caso ha senso prenderla nel nodo sorgente da cui siamo partiti per cercare i cammini, altrimenti diciamo che non ci serve a niente girare questo albero da un'altra radice, prenderlo da un altro lato. Quindi, torniamo alla slide precedente. Come è fatto l'albero dei cammini minimi? L'albero dei cammini minimi è quello che dicevamo, che contiene solo gli archi che abbiamo scoperto in questa tabellina qua. Quindi basta andare a vedere questa tabellina qua. S null, S non ha nodi predecessori, quindi quest'arco qui lo posso buttare via. I nodi entranti a S non mi interessano. Nodi entranti in U, solo quello archi entranti in U, solo quello proveniente da S. Quindi quello proveniente da S lo tengo, quello proveniente da X lo uccido e basta, non c'erano altri nodi entranti. Il vertice X mi interessa solamente il nodo proveniente da U. L'arco proveniente da U, quindi questo lo tengo, questo lo posso buttare perché non mi serve e non c'erano altri archi entranti in X. Poi entranti in V mi interessa quello che proviene da X, quindi questo lo posso buttare e questo lo posso buttare, che è un altro arco entrante in V che non proviene da X, e archi entranti in Y tengo solo quello proveniente da V. Questo lo tengo, questo lo butto. Adesso, a parte i numerini che sono rimasti sparsi in giro, che fanno disordine, questo è chiaramente un albero, detto un albero anche un po' degenere, perché ogni nodo ha un solo successore, normalmente non capita su problemi più complessi. E questo è il risultato del calcolo dei cammini minimi.
l'albero dei cammini minimi che è riassunto in queste due tabelline di destra. Quindi i nostri algoritmi dovranno tirare fuori queste cose, dovranno calcolare queste tabelline. Ok? Allora, diciamo che abbiamo... io mi ero predisposto questa slide qui per farla in tempo reale insieme a voi. Ok. Caso particolare. Se per caso, l'avevamo già accennato prima, ma se per caso il grafo di partenza fosse un grafo non pesato, allora scopriremmo che l'albero dei cammini minimi coincide con l'albero di una visita in ampiezza. Perché la visita in ampiezza, l'avevamo osservato quando parlavamo di visite, tende a raggiungere ciascun nodo nel numero minimo di passi, di passaggi, di archi attraversati. Quindi se il mio peso, se la mia funzione di costo, di peso, è uguale al numero di archi attraversati, che è un altro modo di dire se il peso di ogni arco è uguale, o uguale a 1 a questo punto, se sono tutti uguali, allora una visita di ampiezza mi dà già in automatico il grafo dei cammini minimi. Quindi il problema di trovare i cammini minimi si pone effettivamente solamente quando il grafo è pesato. Quando il grafo non è pesato basta fare una visita d'ampiezza e ho già il risultato. La visita d'ampiezza è un'operazione abbastanza veloce su un grafo, no? Un'operazione che avevamo visto avere complessità lineare nel numero di vertici e nel numero di archi, perché ogni vertice di fatto veniva considerato una volta sola, da tutti gli archi da cui si poteva arrivare, ma ogni vertice una volta sola. Mentre qua, potenzialmente, se il grafo è pesato, il vertice lo potrei dover riconsiderare più volte, perché magari scopro un modo migliore per arrivarci, cosa che invece nel grafo non pesato non esiste. Quindi, attenzione, prima di buttarci negli algoritmi di cammini minimi che adesso vedremo, verifichiamo che sia necessario, ossia che il grafo sia effettivamente pesato. E, se vogliamo, questo è il caso semplice, il problema si risolve da solo con una visita. Poi ci sono dei problemi, delle varianti un po' malate del problema, no? Ad esempio, cosa capita se i pesi degli archi possono essere anche negativi? Allora, nel caso di singoli archi negativi il problema non si pone troppo. Il problema si pone nel caso in cui ci siano dei cicli interni al grafo la cui somma dei pesi, cioè il peso del ciclo nel suo complesso, sia negativo. Allora, in questo caso, non è possibile trovare un cammino minimo di lunghezza finita, direbbe il matematico. Perché né per nessuno dei nodi del ciclo, né per nessuno dei nodi raggiungibili uscendo da quel ciclo. E perché non è possibile? Cos'è che fa tanto male? Pensate a questo grafo. No? Allora, qui abbiamo, partiamo dalla sorgente S, abbiamo tre casi di rognosità crescente, no? Vediamoli uno per uno. S, supponiamo di voler arrivare a G, no? Intanto quest'arco, questo grafo qua è orientato tutto in questo verso, quindi non ci fa fare molte cose diverse. Allora, qui abbiamo un arco negativo, con peso negativo, no? Succede raramente, però può succedere. Allora, qui tra S e G da questa strada esiste un cammino solo passando da questa strada, diciamo per passando da B, che avrà peso 3 più meno 4 più 4, quindi avrà peso complessivo 3. Boh, va bene, non ci pone problemi. Il secondo percorso, da S passando da C, arrivare a G. Qual è il cammino minimo? Beh, 5 più 6 più 8. Qui c'è un arco negativo, ma non mi serve considerarlo. Ricordiamoci sempre il solito discorso di C. C come l'ho raggiunto? L'ho raggiunto con peso 5. C'è un modo migliore di raggiungerlo? Non lo so, però c'è un modo diverso di raggiungerlo attraverso un arco con peso meno 3 partendo dal vertice D. E qual è la distanza che ho sul vertice D? La distanza che ho sul vertice D è 5 più 6, 11. Allora mi chiedo, per arrivare in C è meglio fare S più 5, cioè 0 più 5, o D meno 3, ossia 11 meno 3? Beh, chiaramente è S più 5.
che fa 5, altrimenti 11 meno 3 farebbe 8, sarebbe peggio. Quindi in questo secondo caso l'arco di peso negativo non fa parte dei cammini minimi, non mi serve. Mi troverebbe un modo diverso di raggiungere C, ma un modo peggiore rispetto a quello che già conoscevo. Quindi nel primo caso non mi dà problemi, perché tanto non ho dei cicli. Nel secondo caso mi dà dei problemi perché questo ciclo di fatto non lo uso, non fa parte di un cammino minimo, questo arco negativo sarebbe stupido usarlo. Invece il caso veramente rognoso è l'ultimo. Andiamo a vedere, 2, E, F, G. Il nodo E è raggiungibile con peso 2. Il nodo F è raggiungibile con peso 3 più E, 3 più 2, 5. Quindi 5 più 7, 12, posso arrivare in G con peso 12. Però, una volta che ho scoperto che F si raggiunge con peso 5, E, se lo vado a riconsiderare, dico, ma E che peso ha? Ha peso 2. C'è un modo diverso di raggiungere E? Sì, da F. Con che peso? F meno 6. 5 meno 6. Quindi, se lo raggiungevo con peso 2, ho scoperto un modo migliore di raggiungerlo, con peso meno 1. Quindi il cammino migliore per arrivare a E è fare S, E, F, E. È antintuitivo al massimo, no? Che una volta che ho raggiunto un nodo, per raggiungerlo meglio devo allontanarmi e poi rientrare. I numeri negativi sono così. Ma non solo lo so raggiungere con peso meno 1, so anche raggiungerlo con peso meno 4. Perché io basta che faccia un secondo giro, più 3 meno 6, e ho ridotto ancora di 3 la distanza che mi separa da E. E una volta che ho capito il trucco, io posso girare, rimbalzare tra E e F a piacere. E ogni giro in più che faccio, avrò un cammino che sarà S, E, F, E, F, E, F, E, F, E, F, finché ho fiato. E ogni volta che aggiungo un giro, riduco di 3 la distanza, il peso del cammino tra S ed E. Quindi qual è il cammino minimo? Quello di peso minimo. Diventa quello di lunghezza infinita. Diciamo che non ho un lower bound, non c'è un punto al di sotto del quale questo cammino non può andare. Quindi diciamo che questa distanza è meno infinito. Non perché ci sia effettivamente un cammino che mi dà una distanza uguale a meno infinito, ma ci sono infiniti cammini, no, il cui valore di distanza è sempre, il numero di archi di cui sono composti cresce, ma il peso, la distanza, diminuisce. Quindi il problema nasce perché abbiamo un ciclo la cui somma dei pesi è negativa e che quindi ci invoglia a percorrerlo infinite volte. Allora, la distanza di E è meno infinito da S. La distanza di F è meno infinito da S. Ma anche, maledizione, la distanza di G, che pur non appartenendo al ciclo negativo, è raggiungibile da esso. Quindi qual è il modo più furbo di raggiungere G? 3 meno 4 più 4, che conosciamo finora, oppure meno 12 miliardi 703 più 7? Sicuramente è meglio passare da sotto. Avrò un meno 12 miliardi, cosa detto, 694. Sai? E così via, facendo un giro in più, faccio 100 giri o un milione di giri e poi passo di qua. E però se faccio un milione di giri e poi passo di qua, c'è sempre un cammino ancora più breve che fare un milione e uno di giri e passare di qua. Quindi anche il peso di G lo posso fare scendere a piacere, basta fare un numero di giri maggiore tra E e F. Ok? Quindi, in questo caso, per i vertici E, F e G, non è possibile definire il cammino minimo, perché non esiste un valore numerico, cioè meno infinito è un simbolo, non è un numero, non esiste un valore numerico per la distanza tra S e F e, rispettivamente, E oppure F oppure G. Non è definita, non è possibile definirla. E se non posso definire la distanza, non posso neanche definire il cammino. Ok? Quindi,
se volessimo dovremmo indicare che questi sono i le distanze minime, no? I pesi dei cammini minimi su questo grafo, in cui va tutto bene, abbiamo anche addirittura un vertice lassù che ha una distanza negativa dalla sorgente, ma questo non ci disturba, ci disturba solamente il ciclo. Allora, perché parliamo di questo? Perché ci sono la maggior parte degli algoritmi che lavorano, che ricercano i cammini minimi, non funzionano nel caso in cui il grafo abbia dei cicli negativi. Non funzionano nel senso che o vanno all'infinito e non si fermano mai, oppure danno il risultato sbagliato. Nel caso invece di archi singoli negativi, ma che non fanno parte di un ciclo negativo, alcuni algoritmi funzionano, altri no. Gli algoritmi che vedremo domani, alcuni funzionano, altri no. Quindi c'è sempre ovviamente scritto nella spiegazione dell'algoritmo quali sono le condizioni in cui si applica. Nella maggior parte dei casi, nella maggior parte dei problemi pratici, no, archi negativi non si incontrano, perché di solito fare un'operazione ha sempre un costo, fare un'operazione in più è sempre peggio che farne una in meno, non in termini di costo complessivo che vogliamo minimizzare. Però in alcuni casi ci viene, magari ci può tornare comodo modellare degli archi negativi per dire, per premiare una certa soluzione rispetto a un'altra, perché magari è preferibile. No, quando poi parleremo di strategie di ricerca verrà fuori, no, un concetto del tipo, la funzione di peso avrà di... sarà una sommatoria di cose buone e cose cattive, le une col segno positivo e le altre col segno negativo, quindi può darsi che salti fuori. Quindi dobbiamo solo sapere che certi algoritmi non si possono applicare se non siamo certi che il peso degli archi sia sempre maggiore o uguale a zero. Lo zero non mi dà problemi, sono i numeri negativi che mi danno problemi. Ma se avessi anche un ciclo il cui peso totale è zero, è vero che questo ciclo può essere percorso infinite volte senza aumentare la distanza, però poiché ogni volta che ci ritorno il valore del peso del cammino complessivo è sempre lo stesso perché ho sommato zero, posso benissimo definire qual è la distanza di ciascun vertice. Poi ho infiniti cammini che arrivano a quella distanza lì, ma io dovrò prendere quello di lunghezza minore, quindi non crea incongruenze o assurdità lo zero, sono i numeri negativi che danno fastidio. Ok, questo cosa dice? Ci dà una generalizzazione rispetto a quanto avevamo visto prima sul predecessore. A parte tutti i simboli che usa qua, che sembra complicato, ma in realtà non lo è. Non dovendo dimostrare, non lo è. Prima dicevamo, dato un vertice, quello prima, no, il predecessore, si può scegliere in modo perfetto, in modo univoco. Qui dice di più, se io ho un cammino da V1 a VK, e è un cammino minimo, qui non un cammino qualsiasi, un cammino minimo, ho determinato che è un cammino minimo, allora comunque io scelga due vertici che appartengono a questo cammino minimo, quindi figuratevi un cammino molto lungo. Prendete un vertice in un punto qualsiasi di questo cammino, un altro vertice in un punto successivo, in un punto qualsiasi di questo cammino. Allora, quello che si scopre è che il cammino tra questi due vertici è minimo. Cioè ciascun sottoinsieme di un cammino minimo è a sua volta un cammino minimo. Il che mi dice anche che posso partire da dove voglio nel calcolo dei cammini, posso concatenare tra di loro pezzi di cammini minimo e trovare un cammino minimo più lungo, oppure partire da un cammino minimo più grande, tagliarlo, prenderlo sotto insieme e a sua volta un cammino minimo. Perché sia un cammino minimo è evidente se uno ragiona con una dimostrazione per assurdo. Cioè se questo pezzettino non fosse un cammino minimo, vorrebbe dire che ne esiste un altro che fa quel tragitto che ha peso inferiore. Ma allora anche quello più lungo non sarebbe più un cammino minimo perché converrebbe fare il tragitto alternativo. Poi non danno mai molta soddisfazione alla dimostrazione per assurdo, però sta tutto nella definizione di minimo. Se l'ho trovato giusto, allora vale questa proprietà. Se non vale questa proprietà è perché ho sbagliato qualcosa nel trovare il cammino minimo. Non era davvero un cammino minimo.
E quindi, e qui arriviamo, questo problema dimostrato per assurdo non ci dà nulla, ma andiamo a interpretarlo perché poi ci dà un passaggio, ci dà la formalizzazione di un passaggio su cui si basano tutti gli algoritmi. No? Ci stiamo via via spostando verso un metodo costruttivo, no? di trovare questi maledetti cammini. Allora, per il teorema precedente valeva qualunque sottocammino io scegliesse all'interno di un cammino ampio. E in particolare vale se io separo il mio cammino minimo in tutto il cammino fino al penultimo vertice, separato dall'ultimo vertice. Ok? Pensate di staccare l'ultimo passo. Allora, tutto ciò che va da U al vertice precedente all'ultimo, rispetto a un cammino minimo che arriva fino al vertice di destinazione, è ancora un cammino minimo per il teorema precedente. Quindi, un cammino minimo tra S e V si può decomporre come un cammino minimo, ricordate che la lettera delta l'avevamo inizialmente definita per dire il peso del cammino minimo, non di un cammino qualsiasi. Si può decomporre come il peso del cammino minimo tra S e un determinato U più il peso del singolo arco che va da U a V. Questa è la proprietà che deve avere il peso dei vari vertici quando ho trovato finalmente tutti i cammini minimi. Perché mi piace questa formulettina? Che sembra quasi banale. Perché questi delta sono quei numerini lì che avevamo nella tabella, quando giocavamo prima con i cammini minimi. Quindi quando in tutta la tabellina abbiamo il vertice di partenza, S, abbiamo tutti i vertici di arrivo, V, sappiamo quali sono i vertici precedenti, U, perché fa parte della tabella del nodo precedente, allora io posso prendere le due tabelline e fare questa verifica. Questa formuletta qui vale per tutti i nodi? Se sì, ho trovato i cammini minimi. Se no, questa formuletta mi dice qualcosa di più, perché se non vale per un nodo, vuol dire che c'è un percorso che non è l'ottimale. Cosa vuol dire che non vale per un nodo? Vuol dire che il numerino che ho in un certo nodo è più grande della somma di due percorsi diversi. No? O perché ho trovato un altro percorso passando da un altro nodo U che fa sì che la somma di delta più W, quindi cammino minimo per arrivare a U più il peso da U a V, sia inferiore rispetto a quello che avevo. Chiaro che se è superiore non me ne frega niente. Ma se questa uguaglianza non è vera, vuol dire che trovo almeno un vertice in cui sia inferiore. Cosa sia inferiore? Il costo di fare un cammino diverso più un tratto finale diverso. E se è inferiore a quello che già avevo, allora butto via ciò che avevo e prendo quello nuovo, perché è migliore. Quindi ogni volta che applico questa formula, o conferma che i cammini che ho sono già minimi, o mi trova un cammino migliore rispetto a quelli che conoscevo. E la vado avanti ad applicare finché riesco a migliorare i miei cammini. Sto modificando il grafo dei cammini minimi, provando a spostare un arco, prendere un arco, lasciarne un altro, eccetera, fino a quando ogni spostamento peggiorerebbe solo le situazioni. Allora, se ogni spostamento peggiora la situazione, allora sono nell'ottimo, sono già nel caso migliore. Quindi tutto si legge su questa formuletta qua. Quindi, di fatto questa formuletta è un caso particolare di quest'altro dove c'è il minore uguale che dice nel caso in cui il cammino minimo delta da SU a SV sono per definizione di delta il cammino minimo. Pensiamo di scegliere U, di valutare tutti gli U possibili. Quali sono gli U? Sono tutti i vertici, tutti i vertici per cui esiste un arco tra U e V. E da tutti i V possibili ce ne sarà uno che è quello che mi dà il minimo, che mi dà il segno di uguale. Tutti gli altri sono quelli che mi danno il segno di minore, ossia vuol dire che il membro di destra è maggiore
vuol dire scegliere la U sbagliata. Questo a regime, quando ho trovato i cammini minimi. Mentre li sto ancora cercando, potrebbe capitare di trovare una U che mi renda quella disuguaglianza vera al contrario. Il che mi dimostra contemporaneamente che quel valore di delta che avevo non era ancora quello giusto e mi dimostra o mi indica qual è il vertice U per cui conviene passare. Allora, questo ragionamento sulla formuletta si traduce in un passaggio algoritmico che nel gergo dei cammini minimi si chiama rilassamento. Il rilassamento significa fare in modo sistematico ciò che abbiamo descritto adesso. No? Tenere traccia per ciascun nodo di una stima. Io delta lo saprò alla fine, nel frattempo lo chiamo D, per dire, una stima della distanza, del cammino minimo finora, non proprio del cammino minimo minimo, ma di quello che ho trovato finora. E poi ogni volta rilassare, cioè aggiornare questo cammino minimo, ogni volta che scopriamo che un determinato nodo sia raggiungibile in modo più conveniente passando da un certo arco diverso. E questo ovviamente aggiornare la distanza significa anche aggiornare l'informazione sul nodo predecessore, non ce lo dobbiamo dimenticare il nodo predecessore, perché altrimenti alla fine sapremmo le distanze ma non sapremo più i cammini. Vanno di pari passo le due tabelline che avevamo fatto nel nostro esercizietto, nel nostro disegno. No? Ok. Cosa vuol dire? L'operazione di rilassamento si può formalizzare così. Allora, rilasso U, V, W. U, V è un arco. Ok? Considero un arco. Il rilassamento si applica prendendo in mano un arco, e W è il suo peso, quindi non è un altro vertice, è un numero reale, e un arco UV identifica un nodo di partenza e un nodo di arrivo. Okay? Il nodo di arrivo aveva già un suo peso, che avevo determinato nelle iterazioni precedenti, nei passaggi precedenti del mio algoritmo. Al primo passaggio dirò che questa distanza è infinita, cioè non ho ancora trovato nessun cammino per raggiungere il nodo e quindi inizializzo questa distanza a un numero grande a sufficienza. Poi considero un arco. Non è detto che sia l'arco attraverso il quale avevo trovato il cammino migliore finora, non posso ancora dire minimo finché non ho finito, il cammino migliore finora. Un arco qualsiasi, l'importante è che sia un arco che collega un U qualsiasi con un V qualsiasi. Ok? Vado a vedere il peso che aveva quel V. Sarà il peso minimo? Non lo so. Poi vado a prendere il peso di U. Quindi sono i due pesi dei due vertici che ho trovato finora, non c'è nulla di speciale. Quindi, a differenza di prima, dei teoremini dove si diceva consideriamo un cammino minimo, qui il cammino minimo non ce l'abbiamo ancora. Prendo un qualunque arco. Vado a prendere il peso del nodo di partenza, il peso del nodo di arrivo e faccio la formuletta. Il peso del nodo di partenza più il peso dell'arco, com'è rispetto al peso del nodo di arrivo che avevo? Allora, se per caso può andarmi bene, no? Una botta di fortuna, di trovare, ho preso un arco a caso nel mio grafo e vedo, oh guarda, ma se io sommo il peso del nodo di partenza più il peso dell'arco, trovo un numero che è più piccolo del peso che conoscevo per il vertice di arrivo, allora ho determinato che per arrivare al vertice V è più conveniente passare da U attraversando l'arco UV piuttosto che qualunque cosa avessi fatto finora. Non so, non ho, vedete che in questo if non compare, non me ne frega niente di qual è il predecessore di V, il pi greco di V, non mi interessa. Comunque io ti abbia raggiunto, adesso ho scoperto un modo più furbo per farlo. Quindi, caro V, sappi che adesso la tua distanza non è più quella che avevi prima, ma è quella che si ottiene passando da U. E ricordati che il tuo predecessore, a questo punto, il predecessore di V, sarà U. Da questo punto in avanti.
Ok? Quindi prendete un grafo, estraete a sorte un arco e applicate questo metodo. O non fate nulla o migliorate qualcosa. Poi ributtate l'arco dentro il mucchio e ne estraete un altro. E andate avanti così. Cioè, così ci vorranno probabilmente 2 milioni di anni prima di riuscire a convergere. Però ogni volta che si riesce ad applicare una operazione di rilassamento, l'albero che otteniamo, l'albero pi greco, no? L'albero dei cammini minimi indotto dagli archi predecessori, è un gradino più vicino al vero albero dei cammini minimi. E è vero anche il contrario. Se io prendessi tutti gli archi del grafo, provassi a applicare il rilassamento a tutti gli archi del grafo e nessuno fosse rilassabile, allora avrei trovato i cammini minimi. Perché è il teorema di prima, che dice che il cammino minimo sono quelli che hanno questa uguaglianza. Quindi se ho trovato l'uguaglianza, vuol dire che ho i cammini minimi. Nella pratica, io ho fatto questi, non è che sia complesso da capire, ho fatto solo questi disegnini per ricordare che il rilassamento, per evidenziare, anche visivamente, ricordiamocelo, che è un'operazione che avviene in modo locale. Questo è il bello. Un arco, due vertici, punto. Tutto il resto del grafo non mi interessa. Che è un po' strano, però è così. Fa parte di quelle proprietà del sottocammino minimo, per cui non mi interessa andare a vedere l'intero cammino da dove partivo e dove voglio arrivare. Perché tanto mi interessa che ogni singolo sottopezzettino sia minimo a sua volta, per poter avere un cammino minimo complessivo. Quindi non mi interessa, mi posso minimizzare localmente e so che serve per minimizzare globalmente. Non tutti i problemi sono così fortunati. E quindi in questo caso vedo che mi hanno dato, guarda un po' l'arco UV, cosa mi sai dire? E io so dire che la distanza di V è 9, la distanza di U è 5, 5 più 2 è minore di 9, quindi rilasso. Quindi vuol dire che dopo il rilassamento io so che V è raggiungibile da 7. Come? Arrivando da U. Ok? E quindi questo grafo l'ho fatto più spesso per ricordarmi che fa parte dell'albero dei cammini minimi finora, scoperto finora. Invece se mi dessero questa cosa qui, la distanza di V è 6, la distanza di U è 5, distanza di U più 2, 5 più 2 fa 7, non è migliorativo rispetto al 6 e quindi il rilassamento non tocca nulla, non fa nulla. Andava già bene così. E perché mai, proviamo a immaginarci nel senso dinamico quando abbiamo un grafo in cui cerchiamo di rilassare via via tutti gli archi, ma perché mai dovrei trovare dei modi migliori? Perché mai questa operazione dovrebbe essere fortunata? Beh, possono capitare due cose. O perché cerco, o valuto, o considero un nodo di partenza diverso da quello che avevo considerato finora, allora sto guardando diversi archi entranti. Però questo è il primo giro. Però dopo che ho considerato tutti gli archi una volta, potrà ancora cambiare la distanza di un vertice? Sì, perché a sua volta potrebbe cambiare la distanza del nodo U, perché a sua volta potrei aver trovato altre strade. Quindi questo rilassamento calcola una somma, D di U più il peso del vertice. Il peso di un vertice ovviamente non cambia, di un arco, di un singolo arco. Però può cambiare il vertice, la U, no? Il vertice da cui provengo, e li devo provare tutti. Quindi ogni volta magari mi sono fortunato. Ma soprattutto, dopo aver fatto qualche iterazione, trovo un modo migliore di raggiungere un certo nodo. Allora, a cascata, tutti i nodi successivi dovrei andare a riconsiderarli. Perché se un nodo prima lo raggiungevo con 7, adesso lo raggiungo con 4, e allora magari quel nodo non faceva parte dei cammini minimi con 7. Ma con 4 sì, perché magari passando da lui c'è un guadagno. Quindi questa operazione di rilassamento va fatta più volte su ciascun arco, tutte le volte che cambia il peso del vertice precedente, per essere sicuro di arrivare, no, al punto d'arrivo, al punto minimo. Vabbè, questa è la stessa cosa di prima riscritta con questa notazione del rilassamento. Quindi praticamente cosa succede? Succede che noi
quando inizializziamo la nostra struttura dati, il nostro grafo dei predecessori, cioè le tabelline predecessore e peso, di fatto stiamo costruendo all'inizio, stiamo costruendo un grafo il grafo dei cammini minimi, anzi l'albero dei cammini minimi. All'inizio l'albero dei cammini minimi è composto solo dalla radice, S. Poi man mano che vado avanti aggiungo archi. Ci saranno alcuni passaggi intermedi in cui l'arco che aggiungo dovrà essere poi rimosso dopo, perché ne trovo uno migliore, ma via via lo sto costruendo in modo incrementale. Ogni volta che faccio un'operazione di rilassamento, questo grafo continua a essere un albero di cammini minimi con la S radice. Vabbè, qui sono... Allora, questa operazione di rilassamento è la base su cui si costruiscono gli algoritmi di cammini minimi. La base. Poi ciò che serve è una strategia per applicare queste operazioni di rilassamento ai vari archi. Chiaramente la strategia di estraggo a sorte e vedo se sono fortunato, poi lo ributto dentro e ne estraggo a sorte un altro, non è, no? Non ci garantisce di arrivare fino in fondo. Allora esistono vari algoritmi, no? Uno lo accenneremo oggi e altri due domani, che differiscono nell'ordine, nella modalità con cui applicano questi tentativi di rilassamento. Algoritmi che possono essere più semplici o più complessi, cioè più semplici da implementare, più lineari, più corti, oppure più complessi, e ovviamente, fatemi indovinare, quelli che sono più semplici avranno una complessità peggiore rispetto a quelli un pochino più sofisticati, e che possono darci una complessità minore, più efficiente. Poi, ciò che differiscono è, bisogna sempre fare attenzione, sono, se vengono messi in crisi o no da eventuali archi negativi o da eventuali cicli negativi. Ma questo li affronteremo. Vediamo il primo di questi algoritmi più semplice. No? Prende il nome di algoritmo di Floyd Warshall. Alcuni lo chiamano algoritmo di Floyd, alcuni lo chiamano algoritmo di Warshall, perché questi due signori non l'hanno inventato insieme, ma l'hanno scoperto indipendentemente, dice la letteratura. No? Come sempre, quando i tempi sono maturi per scoprire qualcosa, c'è sempre almeno 2, 3, 4 persone che hanno il livello di intelligenza sufficiente per scoprirla, no? Perché i passi precedenti c'erano tutti. Per cui, alla fine, hanno dato questo, no, questo battesimo congiunto a questo algoritmo. E... può sembrare strano, ma l'algoritmo più semplice, adesso questa figura non si legge ma la vediamo a pezzettini, l'algoritmo più semplice di calcolo dei cammini minimi è quello che li calcola tutti, cioè quello che calcola, risolve il problema all source shortest path, calcola i cammini minimi a partire da qualunque sorgente verso qualunque destinazione, non solo partendo da un vertice sorgente. Cioè, risolve la versione più complessa del problema. Ma in realtà è l'algoritmo più semplice. Intuitivamente la giustificazione c'è, nel senso che se io applico tutti i rilassamenti possibili in tutti gli ordini possibili, cosa che fa questo algoritmo qua, trovo tutto. Se invece dovessi concentrarmi sui cammini minimi a partire da un certo vertice, devo essere un pochino più selettivo, più furbo, e quindi l'algoritmo sarà un pochino più complesso, nello scegliere quali rilassamenti provare. Ma su cosa si basa questo algoritmo? Come struttura dati? Poi vediamo i vari passaggi che fa. Lui costruisce una matrice n per n che contiene la lunghezza dei cammini tra ogni coppia di vertici, che al termine dell'esecuzione dell'algoritmo questa lunghezza corrisponderà alla lunghezza minima. Quello che noi chiamavamo DDU o DDV nelle slide precedenti era la distanza dalla sorgente, che per noi era implicita, era fissa, al vertice di destinazione. Qui in questo caso stiamo considerando tutti i vertici come sorgenti, contemporaneamente. E quindi ci serve una struttura dati bidimensionale, dice ok, partendo dalla sorgente I, qual è la distanza minima per arrivare a J?
Nel caso precedente la I era fissata sul nodo S, no? Sul nodo sorgente. Se non ho ancora trovato un cammino, nel senso che non l'ho ancora scoperto, oppure proprio non c'è, beh, convenzionalmente diciamo che è infinita questa distanza, per dire, mettiamo un numerino che non si confonda con la distanza vera, e poi avrò ovviamente l'albero dei predecessori, che mi dice qual è il nodo precedente per raggiungere J partendo dalla sorgente S. Allora, qui S conta, nel senso che sappiamo che per vertici diversi, sullo stesso cammino, a partire dalla stessa sorgente, il nodo predecessore è univoco. Ma ovviamente se cambio la sorgente non lo è più. Se parto da un punto diverso, non è detto che il modo migliore per raggiungere quel nodo sia l'arco di prima. È per questo che il nodo predecessore dipende non solamente dal nodo che voglio sapere, di cui voglio sapere quale sia il predecessore, ma anche dalla sorgente da cui ero partito. Quindi stiamo portando avanti in parallelo il calcolo dei cammini a partire da tutte le possibili sorgenti. Queste sorgenti qua si chiamano I, qua si chiamano S, ma è sempre il nodo di partenza del cammino. Allora, come avviene questo, come lavora questo algoritmo? Lo vediamo in termini di pseudocodice, ovviamente non, per il nostro approccio che abbiamo non andiamo a implementare, ma lo vedremo in libreria. Ma cerchiamo di capire come funziona. Allora, la prima cosa che fa questo algoritmo è inizializza le sue strutture dati, cioè la matrice di distanza e la matrice dei predecessori. La matrice di distanza inizialmente dice, guarda, non conosco nessuno, non ho ancora trovato nessun vertice, e quindi vabbè, il vertice precedente non esiste. Tranne ciascun nodo con se stesso, perché ciascun nodo considerato come sorgente, primo indice di questa matrice, definisce un cammino per arrivare al nodo stesso di lunghezza 0, fatto di 0 archi. Quando prima dicevamo S ha peso 0, qui stiamo dicendo ogni coppia SS ha peso 0. E poi, diciamo così, diamo il via al rilassamento. La prima cosa che posso fare è prendere ciascun nodo considerato come sorgente, U, e considerare i suoi vicini immediati. I nodi immediatamente adiacenti alla sorgente. Occhio che questo ciclo di linea 6 è ancora annidato dentro quello di linea 1, eh? Quindi nel ciclo di linea 1 sto considerando tutte le sorgenti. Nel ciclo di linea 6, per la sorgente U che sto considerando, considero tutti i suoi vicini. Allora, poiché finora i vicini non li ho ancora visti, il primo rilassamento banale è quello di dire, vabbè, ci arriviamo attraverso quell'arco. L'arco diretto tra la sorgente e i suoi vicini. Quindi inizializziamo queste matrici dicendo la sorgente stessa è raggiungibile con peso 0. Poi i nodi adiacenti alla sorgente sono raggiungibili partendo direttamente dalla sorgente, quindi il predecessore è U, quindi con l'arco diretto, e con distanza pari al peso di quell'arco. Ah, è un'ipotesi iniziale, poi magari troviamo un percorso più lungo in termini di archi, ma più efficace in termini di peso, per carità. Partiamo da lì. Quindi abbiamo questi alberi di cammini minimi che sono delle stellette, la sorgente e tutti gli archi che sono la sorgente che vanno ai nodi adiacenti. E poi dobbiamo farle crescere. Di queste stelle probabilmente butteremo via alcuni archi perché non conviene uscire di lì, conviene uscire da un'altra parte, ma lo scopriremo più avanti. Questa è la fase di inizializzazione. Ci dà un grafo di questo genere. No, supponiamo che il grafo di esempio sia questo, con 5 vertici, 0, 1, 2, 3, 4, e questi indicati in grassetto sono i pesi. L'inizializzazione mi dà 0 nella diagonale, tanto questi 0 qua non li toccherò più, in questo caso gli archi sono tutti positivi, quindi i pesi saranno tutti positivi. I pesi dei cammini. Quindi questi 0 nella diagonale non li toccherò più. Non c'è modo migliore di raggiungere un vertice da se stesso che non muoversi.
E poi lo 0 raggiunge l'1 con peso 2, e l'ho messo qua il 2. Lo 0 raggiunge il 4 con peso 4, e l'ho messo qua il 4. L'1 raggiunge il 2 con peso 3, quindi 1, 2, peso 3. 2 raggiunge il 4 con peso 1, 2, 4, peso 1. E così via. Questo arco qui, che dal nodo 4 va al nodo 3 con peso 7, 4, 3, peso 7. Ok? Quindi mi sono costruito da 4 a 3, il cammino minimo è quello che ha peso 7? Ma in questo caso sì, perché non ci sono altri cammini possibili. No? Ok, andiamo avanti. Da questa condizione iniziale cominciamo a martellare con i rilassamenti. Questo ciclo sotto, 10-11, poi guardiamo dopo il 9. Questi cicli sotto, 10-11, dicono per qualunque coppia di vertici U e V. Cioè, consideriamo tutte le possibili coppie di vertici. E andiamo a chiederci, ma il cammino con sorgente U fino al nodo T, più il cammino da T a V, quindi un cammino completo da U a V, lo taglio nel nodo T, però il nodo T è una costante. Fa parte, e poi le proveremo tutte qua sopra. Quindi pensiamo a tutti i possibili coppie di vertici di partenza e di arrivo che passano da un nodo T. Tagliamo il cammino nel nodo T. E diciamo, ma guarda, la lunghezza del cammino da U a T, più la lunghezza del cammino da T a V, come è posta rispetto alla lunghezza del cammino tra U e V che conosco finora? Ok? Qui c'è scritto, la nuova lunghezza da U a T, più la lunghezza da T a V, la confronto con la distanza da U a V. Tenete presente che T non fa parte, normalmente, del cammino minimo noto finora tra U e V. Potrebbe esserlo, potrebbe non esserlo, è quello che sto cercando di scoprire. Io non so se per andare da U a V oggi passavo da T, non lo so. Mi chiedo proprio, converrà, per quanto ne so dei cammini fino a T e fino a V? E se sì, ovviamente, lo aggiorno. Dico, vabbè, allora da U a V conviene passare da questa nuova lunghezza e il precessore di V conviene arrivare a V da U arrivando da T. Cioè, il percorso che conviene fare per arrivare a V partendo dalla sorgente U è lo stesso che conviene fare partendo dalla sorgente T. Pensando che T sia la sorgente. No? Sempre per questa additività dei cammini minimi, dove taglio ho due metà che sono sempre dei cammini minimi. Questo è il modo sistematico con cui questo algoritmo implementa il rilassamento. Questo qua di fatto è un rilassamento, va a modificare il predecessore di U, scusate, il predecessore di V, sulla base del fatto che la distanza di V, in questo caso lo fa non solamente sull'ultimo arco, ma lo fa su un pezzo di cammino che arriva fino a T. No? E lo applica ripetutamente, e questi tre cicli provano tutte le combinazioni, di fatto. Prende tutte le coppie di archi, tutte le coppie di nodi intermedi, dopo che li ho provati tutti, di sicuro li ho provati tutti, non ci sarà rimasto nulla. Non ci sarà rimasto nessuna coppia di archi che sia a sua volta rilassabile. E quindi, vediamo come lavora questo. No? Qui fa vedere, queste figurine ci fanno vedere l'andamento di questo algoritmo dopo i vari passaggi. Allora, il primo passaggio è T uguale 0. Tengo fisso T e faccio variare gli U e i V. T uguale 0 vuol dire che sto considerando le distanze
da U a 0 e quelle da 0 a V. Prima colonna e prima riga della matrice. Quindi mi sto chiedendo, prendiamo uno qualunque, il 4-3, ad esempio, con U uguale 4 e V uguale 3. Allora mi devo chiedere, U uguale 4, V uguale 3, distanza di 4-0, quanto vale la distanza di 4-0? 4-0 infinita. Distanza di 0-3 infinita. Vabbè, allora in questo caso, poiché non sono ancora raggiungibili questi nodi, non faccio nulla. Quindi molti di questi test falliranno perché non conosco ancora dei cammini furbi. Però i cammini che conosco sono questi altri. Qui le celle evidenziate sono quelle in cui è cambiato qualcosa. 3-1. Andiamo a vedere 3-1. Com'era al passo precedente la matrice nella cella 3-1? 3-1 non conoscevo un cammino. Perché da 3 a 1 non sono immediatamente collegati. La fase di inizializzazione implementava solamente i collegamenti diretti. E quindi io faccio il tentativo dicendo da 3 a 1 conviene passare da 0, questo è il passaggio che sta facendo il campo t uguale a 0. Allora mi vado a chiedere, ok, da 3 a 0 c'è 8, da 0 a 1 c'è 2, e quindi 8 più 2 è 10, è minore di infinito, e quindi conviene passare di qua. E quindi ho detto che per arrivare a 1, partendo da 3, conviene sì passare da 0. Conviene passare dallo stesso predecessore da cui arrivo quando farò la visita da 0. E così via scopro anche questo, da 3 a 4, che sarebbe questo arco qui, da 3 a 4 passando da 0. Perché finora da 3 a 4 non conoscevo l'arco, adesso lo conosco, 8 più 4, 12. E poi di fatto ho finito al primo passo. Quindi dal nodo 0 ho avuto ciò che mi serviva. Faccio la stessa cosa cercando di fare sponda sul nodo 1. E qui la stessa cosa, nel senso che scoprirò che da 0 a 2, che non erano raggiungibili, posso passare da 1 con peso 5. Da 3 a 2, quindi da 3 dove è andato? Da 3 a 2, che giro sto facendo? 3, 0, 2, 1. Da 3 a 2 non erano raggiungibili finora, però posso tagliare in 1. Io 3, 1 lo so già, adesso lo so. Al passo precedente ho scoperto 3, 1. Al passo successivo uso 3, 1, per fare sponda su 1 e arrivare fino a 2. E quindi io qua mi chiedo, per arrivare da 3 a 2 conviene passare da 1? Sì, perché in realtà perché prima non avevo ancora nessun cammino, con peso 13. E va avanti così. Ogni volta quello che rimane fisso in ogni iterazione è il valore di t, no? Che è il nodo che in queste figurine qua è disegnato in neretto. Però u e v ricomincio da capo a considerarli. Quindi si vede, adesso non stiamo a fare tutti i passaggi nel dettaglio, ma guardate questa figura, sono disegnate in nero, cioè state modificate dall'algoritmo, anche delle celle che avevamo già modificato prima, guarda questa. Cioè le celle le riconsidero tutte ogni volta. Semplicemente mi faccio domande diverse, conviene passare da questo, conviene passare da quell'altro, conviene passare da quell'altro, e nel conviene passare da 3 considero tutte le possibili coppie di vertici. Quindi non è detto che la prima volta che si mette un numero quello sia definitivo.
può darsi che, facendo un giro diverso, scopra un percorso migliore. Questo è il punto d'arrivo, dopo che, in realtà ci sarebbe ancora t=4, ma non trova nulla di nuovo. Se voi provate a farlo da questo punto, passando da 4, non trovate nulla di nuovo, quindi la figura con t=4 è uguale a quella con t=3. E questo ci dà tutti i cammini minimi. Ci dice che il cammino minimo da 4 a 2 ha peso 13. E qual è questo cammino? Beh, questa tabella qua, questa matrice non ce lo dice, dovremmo andare a vedere il vettore dei predecessori, che qua non è riportato in figura. Però a occhio dovremmo vedere che da 4 a 2, come ho detto, da 4, ah no, da 3 a 2, ha peso 13, ho detto male, da 3 a 2, 8 più 2 più 3, 8 più 2, 10, più 3, 13, da 4 a 2 avrebbe peso 20, perché farà 7 più il percorso di prima, 7 più 13. Questo ci dà tutti i possibili, tutte le lunghezze di tutti i cammini minimi. Se poi avessimo anche il grafo dei predecessori, potremmo vederli, invece qua ce li guardiamo solamente a occhio, ma insomma, da 1 a 0 ha peso 16, che giro farà? Da 1 a 0 deve fare 1, 3 più 1, 4, no, 3 più 5 più 8. Non conviene fare 3 più 1 più 7 più 8. E quindi questi sono i minimi che riusciamo a trovare. Allora, qual è la complessità di questa cosa qui? Beh, è via al cubo. C'è poco da fare. Ho tre cicli annidati uno dentro l'altro che in modo del tutto miope, cioè non fanno controlli, non fanno nessun ordinamento, non fanno nessuna strategia, ma provano tutto, tutte le combinazioni. Tutti i T e per ogni T tutti gli U e per ogni U tutti i V. Quindi abbiamo un numero di esecuzioni del loop interno, quello che va dalla riga 12 alla riga 15, che viene eseguito esattamente il cubo di V. Se ho 100 vertici, 100 per 100 per 100 fa 1 milione di volte. Complessità V al cubo. Complessità V al cubo mi dà tutti i possibili cammini minimi. Quindi è una complessità abbastanza pesante, è semplice da implementare, sono questi tre cicli che lavorano con queste due matrici, niente di più. Però dobbiamo aspettarci un tempo di elaborazione non banale. Allora, vabbè, questa è l'applicazione più semplice, più, fatemi dire, quasi brutale, no? del concetto di rilassamento all'interno dei cammini minimi. Se andiamo a vedere nella nostra libreria JGraphT come fare a implementarlo o come fare a utilizzare questo algoritmo, sempre nel package alg, package alg contiene tutti gli algoritmi di esplorazione sui grafi, ce n'è uno che si chiama Floyd-Warshall Shortest Path, che fa quello. Floyd-Warshall trova tutti i cammini minimi, tutti gli n quadro cammini minimi, da ogni vertice a ogni altro vertice, in tempo n cubo. E come lo si usa? È abbastanza semplice, perché basta creare la classe. Adesso siamo un po' in ritardo, quindi non facciamo l'esempio adesso. Ma è molto semplice, basta creare new Floyd-Warshall shortest path, passandogli come parametro al costruttore il grafo. Non ho bisogno di sapere altro, gli devo passare il grafo. Diciamo che sarà un grafo pesato. Poi può essere orientato o non orientato, è uguale, ma sarà pesato, se no tanto vale. Lui lavora di calcolo i cammini minimi e poi voi glieli potete chiedere. C'è un metodo getShortestPath sulla classe
che avete appena creato, in cui gli passate un vertice di partenza e un vertice d'arrivo, quelli U e V che chiamavamo prima, e lui ci restituisce un oggetto GraphPath, cioè un cammino, che di fatto è una collection di archi, no? È una lista di archi. Ci restituisce il cammino tra questi due vertici. Oppure, a volte ci può interessare tutti i cammini uscenti da una singola sorgente. Allora gli passo la sorgente e mi dà la lista di tutti i cammini che escono da quella sorgente lì. Oppure ci può interessare solamente il valore della distanza e non il cammino. Allora c'è il metodo shortest distance tra un vertice e un altro. Tutti questi sono metodi che sono veloci a ritornare. Lui il calcolo l'ha già fatto all'inizio una volta. E poi dopo mi restituisce i risultati che io gli chiedo. Questo GraphPath è molto semplice perché ha di fatto al suo interno la lista di archi, con in più qualche informazione che dice qual è il primissimo vertice, qual è l'ultimissimo vertice e qual è il peso complessivo, ma di fatto il grosso del contenuto di questa classe GraphPath è l'arco di lì, è la lista di archi. Ok? Questo algoritmo, se lo volete provare sui grafi di esempio che abbiamo usato la settimana scorsa, su quello che vedrete nella esercizio di oggi, sono proprio due righe, no, per chiamarlo. Aspettatevi che su grafi di una certa dimensione V al cubo occupi un certo tempo. Alla prossima.